Good morning Genova, sono Elsa Pagano, consulente d'immagine e oggi vi svelerò 5 segreti per scoprire la vostra stagione armocromatica. Di armocromia si è parlato spessissimo in questi ultimi tempi e l'interesse verso questa disciplina è cresciuto considerevolmente. Ma non è una cosa recente, in quanto l'armocromia è nata con l'avvento del cinema a colori ad Hollywood e quindi veniva utilizzata di fatto per poter ricreare determinati mood, quindi a scopo comunicativo, sia per quanto riguarda le scenografie sia proprio per i costumi. Poi è diventato ovviamente un vero e proprio pilastro della consulenza d'immagine, infatti rappresenta lo step numero uno di una consulenza d'immagine. Conoscere i propri colori ci permette di valorizzare quelli che sono i nostri colori naturali, cioè il nostro colore degli occhi, della pelle, delle labbra, delle sopracciglia, dei capelli. Questi possono essere esaltati da quelle nuance che decidiamo di indossare e che decidiamo di scegliere anche per quanto concerne gli accessori. Quindi, cosa succede? Per poter scoprire i nostri colori amici e per poter quindi apparire più curati, distesi, luminosi, raggianti, bisogna conoscere la propria color palette e quindi la propria stagione armocromatica. Le stagioni sono 4, sono l'inverno, l'autunno, la primavera e l'estate, e ognuna ha delle peculiarità, ognuna ha delle caratteristiche cromatiche. Ci sono quelle con colori caldi, quelle con colori freddi, con colori brillanti, con colori soft, con colori intensi, con colori chiari. Scoprendo la propria quindi palette non si può più sbagliare l'acquisto di abbigliamento e quindi ci si potrà soltanto vestire di quei colori che riescono a farci esprimere al massimo per quanto riguarda le nostre peculiarità cromatiche. Quindi, come scoprire la propria stagione armocromatica? Regola numero uno: una luce naturale. Dobbiamo quindi sederci davanti a uno specchio utilizzando una luce naturale non diretta, perché la luce artificiale invece potrebbe falsare quelli che sono i nostri colori naturali. Quindi una luce troppo calda o troppo fredda potrebbe farci percepire in maniera differente quelli che sono i nostri colori. Segreto numero 2: una pelle naturale. Infatti bisogna assolutamente essere completamente struccati, senza make-up, non abbronzati né tantomeno lampadati, perché queste cose potrebbero assolutamente falsare l'analisi del colore. Segreto numero 3: utilizzare e indossare una t-shirt bianca e una bandana bianca. Perché? Per creare un campo neutro. Noi, indossando la t-shirt bianca, poi andremo ad apporre dei drappi colorati sotto al viso per poter capire quali sono le nuance giuste per noi, e quindi non ci vogliono altri colori che disturbino il nostro lavoro. Per quanto riguarda i capelli, il discorso è così fatto: anche se i nostri capelli sono naturali, subiscono dei cambiamenti anche permanenti dovuti agli agenti atmosferici, a delle reazioni ormonali e anche ad eventuali tinte, colpi di sole che abbiamo fatto in precedenza. Quindi si coprono per evitare che in qualche maniera possano disturbare e farci uscire fuori dal seminato per quanto riguarda la nostra analisi del colore. E allora poi si passa al segreto numero 4. Segreto numero 4 è quello di avere tanti drappi colorati. Questi drappi possono essere anche t-shirt, maglioni. E a cosa servono? Servono a capire come reagisce il nostro viso apponendo sotto di esso questi colori. È avvantaggiato? Sembra più luminoso, raggiante, disteso? Le rughette si piallano? Le brigole si vedono meno? Ok, stiamo andando nella direzione giusta. Al contrario, probabilmente si tratta di un colore che non è un nostro colore amico.
Quindi è necessario avere drappi sia caldi che freddi e ancora di più è importante avere nuance calde e fredde del medesimo colore. Infatti all'interno di una paletta base calda noi troveremo anche dei verdi e dei blu, perché ci sono dei verdi e dei blu adatti a chi ha una stagione a base calda. Al contrario, nelle palette a base fredda noi troveremo anche dei rossi, troveremo anche dei gialli, che sono colori comunemente conosciuti come colori caldi, ma ne esistono anche delle nuance adatte a chi rientra in una stagione armocromatica fredda. Quindi, ora che si sta andando un pochino più nello specifico, vi svelo l'ultimo segreto, che poi è il più importante, quello di avvalersi, segreto numero 5, di un consulente d'immagine professionista. Infatti, ora che abbiamo tutti gli strumenti che abbiamo elencato, che sono i nostri 4 segreti principali, bisogna assolutamente avere un consulente d'immagine che con il suo occhio esperto, con i suoi studi pregressi, con i suoi approfondimenti, la sua esperienza, riesce a rilevare qual è la color palette giusta per ognuno di voi. Quindi, per quanto sia molto affascinante l'armocromia e molto bello il suo aspetto ludico, se poi veramente vogliamo affidarci a quelli che sono i poteri dell'armocromia, è necessario chiamare un consulente d'immagine. Allora, cosa fare a questo punto? A questo punto regalarsi un'analisi del colore e per questo sono a vostra disposizione. Vi aspetto. Ciao!